Buongiorno, mi sentite? Sì. Benvenuti e benvenute al capitolo Bolzanino di Creative Mornings, ospitato qua da Waystation. Creative Mornings è una rete internazionale di colazioni e input creativi e stimolanti. Insieme a noi lo stanno facendo 223 città in 67 paesi diversi. E anche la playlist che stavate ascoltando prima è una playlist ufficiale che è un DJ in residence da New York, compone ogni volta a seconda del tema. Qua da Waystation la creatività piace e sta a cuore, e quindi era sembrava un match perfetto di lanciarsi, di far parte di questa rete di Creative Mornings. E adesso, se mi aiutate, leggiamo insieme il manifesto. E chissà cosa esce fuori, ma ho messo i numeri, quindi dobbiamo essere a posto. Allora, prima io. Everyone is creative. Numero due. A creative life requires bravery and action and hard work. Scusa. Numero tre. We are here to support you, celebrate with you and encourage you to make the things you love. Numero quattro. We believe in the power of community. Numero cinque. We believe in giving a damn. Numero sei. We believe in face-to-face connections, in learning from others, in hugs and high fives. Numero 7. We bring together people who are driven by passion and purpose, confident that they will inspire one another and inspire change in neighborhoods and cities around the world. E numero 8. Everyone is welcome. Grazie, e invitiamo anche voi di far parte di questa rete, perché i capitoli hanno sempre la community. Infatti, dopo questa slideshow abbiamo messo a disposizione il computer, se volete fare sign up direttamente sul sito di Creative Mornings siete benvenuti e benvenute, o altrimenti lo fate da casa, e così potete appartenere alla community del capitolo Bolzanino e anche seguire gli altri capitoli, che è molto bello perché su ogni tema mensile potete accedere a più di 200 input su questo tema, guardando cosa hanno fatto, che talk, che eventi hanno proposto in altre città. Infatti i temi sono definiti sempre per l'anno, e li vedete qua, sono scelti un po' insieme, proposti da diversi capitoli, appunto da diverse città, e questo tema di questo mese è Touch, che è stato proposto da Lisbona, e anche la grafica che uscirà fra poco con scritto Touch è stata fatta da un artista portoghese, Emma Lopez. Noi invece per questo tema abbiamo invitato come ospite Moritz Bonatti, è un uomo di molti talenti e molte passioni, e lui è laureato in antropologia e lavora come produttore di cinema, e coltiva da anni la sua passione per movimento e danza, e adesso ci racconta. Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Merve mi ha chiamato la settimana scorsa se voglio fare qualcosa su Touch, e non potevo dire no, perché è un soggetto che mi interessa veramente tanto. E sì, poi ho subito avuto l'idea di leggere i miei filosofi, o rileggere i miei filosofi preferiti, che è Jean-Luc Nancy, che ha scritto qualcosa sul corpo, che è molto bello, posso consigliarlo, e Jacques Derrida, anche un filosofo francese, che ha scritto questo libro su Jean-Luc Nancy.
Dunque, è una filosofia che si riscrive costantemente e che non è facile da leggere. E dunque non è niente che vi riferisco oggi che potete, diciamo, sono dei spunti, non è la filosofia completa che vi posso raccontare oggi. E cos'altro? Sì, faccio un po' di pubblicità, organizzo anche un workshop di danza, perché dopo questa piccola performance, lecture performance di 5 minuti, facciamo anche un esercizio performativo, diciamo, alla ricerca del touch. L'ho chiamato the collective body, no? Un touch collettivo, sociale, diciamo. E questo è il flyer, il volantino del workshop che sarà qua a Bolzano dal 24 al 26 marzo. E chi è interessato, prego, ponete il flyer, siete molto benvenuti. Ok? Dunque, domande iniziali. Che cos'è toccare? Che vuol dire toccare? C'è un'essenza del toccare. Chi o che cosa tocca che cosa o chi? Toccare qualcuno o toccare qualcosa? Lasciarsi toccare. Altra domanda importante. Chi tocca chi quando uno tocca l'altro? Chi tocca chi quando uno tocca l'altro? Risposta. Sempre dal punto di vista ovviamente di questi due filosofi, quando tocchiamo le cose, di fatto ci tocchiamo con esse. Siamo allo stesso tempo toccanti e toccati. Dunque, toccanti e toccati. E come farlo in modo giusto, toccando senza toccare troppo, osservando sempre i limiti della cortesia, dell'amicizia? Oppure, come chiede anche Derrida, come toccare l'intoccabile? Citazione. Non si può toccare se non in superficie, cioè la pelle o pellicola di un limite. Ma un limite, per definizione, sembra privo di corpo. Il limite stesso non si tocca, non si lascia toccare, si sottrae al toccare. Ma allora, se non c'è nulla da toccare, Derrida scrive a proposito. Adesso diventa un po' complicato. In che senso e con che diritto dire allora che si tocca o che si sente toccare, toccata, toccante, che si sente nel toccare o nel toccarsi? Tutto chiaro? Allora ripeto, in che senso e con che diritto dire allora che si tocca o che si sente toccare, toccata, toccante, che si sente nel toccare o nel toccarsi? Difficile parlare del tocco senza allo stesso tempo parlare del corpo. Non si, Jean-Luc, non si percepisce il corpo come frontiera tra dentro e fuori. Una superficie fatta di zone di contatto con altri corpi. Il corpo esiste grazie al contatto con altri corpi. Dunque, il corpo esiste grazie al contatto con altri corpi. E un corpo accede a se stesso solo da fuori, non dal dentro, ma da fuori. Così scrivono, sì. È attraverso la mia pelle che io mi tocco e mi tocco dal di fuori, non dal di dentro. Pelle è quindi un altro nome del fuori. È la zona di contatto col fuori. Il fuori è la dimora del toccare. È lo spazio degli incontri, quello in cui i corpi toccano, si toccano e sono toccati. In questo senso è un'esperienza della soglia e dei liminari. E adesso ho preparato 3 esercizi e ci dobbiamo alzare per farli.
E possiamo anche rimanere, non dobbiamo muoverci tantissimo nello spazio, ma nel primo esercizio si tratta di sentire con i propri piedi la terra, il suolo, e lasciare sentire il suolo i nostri piedi. E per questo ci possiamo anche muovere. Dunque, i piedi sentono la terra e la terra sente i piedi. Come esercizio faccio vedere con Gaia uno dei tre. Dunque, il secondo è che ci troviamo in gruppi di due o tre persone, anche quattro possibile. E entriamo in contatto con l'altra persona, ovviamente sempre rispettando i limiti. E non dobbiamo pensare che dobbiamo essere super vicini, no? Possiamo anche cercare di entrare in contatto, lasciando un po' di distanza, comunque tutto è possibile. E per esempio entriamo in contatto, troviamo i punti di appoggio, come si direbbe nel contact dance. Dunque, e non pensiamo troppo a cosa fare, no? Lasciamo pensare il corpo. Dunque, Dario mi offre già. Questo può essere un punto di contatto. E poi proviamo di sentirlo in un modo, no? Più ampio che solo del punto, questo punto. E poi dopo 10-15 secondi cambiamo il punto di appoggio. E sentiamo tutto lo spazio. E possiamo anche andare un po' più al limite. Così. E poi, ma possiamo anche farlo solo così. Okay. E si può anche parlare prima, forse, se qualcuno non vuole proprio essere toccato, non c'è problema, possiamo anche toccare senza toccare. Anche questo è possibile. Ok, ci prendiamo 5 minuti e entriamo in gruppi da 2 o 3 persone.
diciamo uno, due, o volete scegliere voi? Uno, due, tre, uno, due, uno, due, uno, due, tre, uno, due, facciamo praticamente quello che abbiamo fatto nel gruppo piccolo, nel gruppo grande.
Sì, siamo curiosi quale forma nasce da questo e vi vorrei invitare di sempre di sentire il tocco e dopo, non so, 20-30 secondi cambiamo tutti insieme il punto di appoggio. E dunque questa scultura grandissima adesso si cambia, no? Costantemente. Wow! Ok. E cerchio o come dire? Ma no, anche senza cerchio. E cambiamo. Provate a sentire l'ultimo nel buco. Lo posso Senti, sì. Ti chiamo. Ok, cambiamo di nuovo. Forse adesso andiamo in relazione senza toccare. E adesso vogliamo che 10 persone escono dallo spazio e guardano solo. E adesso senza toccare. E cambiamo il gruppo. È l'ultima volta senza toccare.
Grazie mille. Grazie Moritz, grazie a tutti per il coraggio per continuare la colazione. Volevo solo dare anche un saluto, un ringraziamento a Merve che è entrata a far parte di coordinamento generale di Creative Mornings e a tutto il team di Waystation, Valentina, Caterina, Roberta, io sono Daria.